Una domanda sorge spontanea però. Il topo sapiens, cosa ne sarà di lui? L'idea che gli altri hanno di noi non è un dettaglio, trascurabile l'assenza d'opinione, un'accettosi endemica, signora e il suo pregiato coche, sta pisciando sui sacchi della spesa, i miei per precisione, mi scuso se in qualche modo è tracciato l'operazione. Se passano due strano sguardi schierati e lanciati con soddisfazione in fondo, chi non ha peccato si sposi dal banco per favore. E questione di educazione, una casa scimmione, proprio in questa città ci dovrei portare terrore. Volevo chiederti invece, in una società appunto basata sulla prestazione sul denaro, come appunto dicevi prima, quanto la musica e la cultura in generale, l'arte oggi, possono realmente far qualcosa per poter cambiare un po' anche la mentalità delle persone, secondo te? Sai cosa ho scoperto? Che può fare molto la musica, la cultura, l'arte in generale. Oggi in conferenza stampa abbiamo parlato della Francia. Non ci sarebbe motivo per cui un esercito appunto di maestri intellettuali fossero stati ingaggiati, diciamo, per erudire un popolo, affinché questo popolo potesse raggiungere l'autodeterminazione, la felicità, è scritto nella Costituzione, attraverso l'arte, attraverso la musica e quant'altro. L'arte e la musica ingentiliscono l'anima, c'è poco da fare, per cui predispongono diciamo, le sensibilità una certa apertura, e questa certa apertura ci porta per esempio davanti a una persona che ha una cultura diversa dalla nostra, una provenienza diversa dalla nostra, a trovare il modo del dialogo anziché dello scontro e della chiusura, no? I famosi muri, le famose chiusure delle frontiere. Noi siamo in un secolo di chiusura di frontiere davanti al diverso, non accettiamo questa cosa, nemico. E io penso invece che ci stiamo avviando verso una società dove c'è il multicomunitarismo, cioè il multiculturalismo, multicomunitarismo, cioè il superamento del multiculturalismo, dove la diversità è ricchezza. Per cui chi è amante della poesia, dell'arte, della filosofia, per me la filosofia è pure un'arte. È bellissima, l'arte del pensiero, l'amore per il ragionamento, tutto ciò che è amore e arte, accoglie dentro di sé la diversità portata da un cugino che viene da un'altra parte. Federico II di Svevia in Sicilia dimostrò che questa cosa era una cosa vincente. Diverse popolazioni sotto Federico di Svevia convivevano mantenendo le proprie identità e si arricchivano contaminandosi. Scuola poetica siciliana, in un secondo momento divenne scuola poetica toscana. La poetica della lingua italiana è siciliana, di fatto. Poi tradotta in volgare toscano, no? Perché c'era questa ricchezza. Oggi forse dovremmo, invece che vedere un'insidia, vedere la ricchezza che c'è in questa comunione di popoli. L'unica alternativa che abbiamo.